Di Marco Gasperetti l'attore ha deciso di rinunciare alla visita privata notturna per entrare insieme a tutti i turisti. Con lui il suo amico e attore Tobey Maguire DiCaprio in incognito durante la sua visita agli Uffizi un pomeriggio intero. Immersi nei capolavori della Galleria degli Uffizi, abbagliati Caravaggio, incantati da Artemisia Gentileschi, incantati Botticelli. La promessa Leonardo DiCaprio è stata mantenuta mercoledì pomeriggio. L'attore americano ha pagato il biglietto ed è entrato nel Museo Fiorentino con la famiglia alle guardie del corpo, vi rimasto per più di 3 ore. Con lui, a sorpresa, anche Tobey Maguire, in arte Spider-Man, collega amico Leonardo. «È la mia prima volta ed è qualcosa ed è un'esperienza straordinaria», ha detto. Ad accompagnare i due attori il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Ma non è stata una visita segreta. DiCaprio e Maguire hanno scelto visitare il museo insieme agli altri turisti, seppur in incognito, nascosti dai cappelli, nascosti in un gruppo di amici parenti, tra cui il padre Leo e la sua compagna. Hanno pagato 26 euro a testa, come tutti, ma avrebbero potuto chiedere anche una visita esclusiva di notte. Che però sarebbe costato al gruppo 10.000 euro. Scelsero la visita in quanto semplici mortali, pregando però il personale degli Uffizi di mantenere riservate le varie conversazioni. DiCaprio è un grande attore con un enorme interesse per l'arte, spiega Eike Schmidt. E i grandi attori ci insegnano che guardare le opere d'arte aiuta molto anche l'arte della recitazione, è un arricchimento che sprigiona grandi emozioni. Ha un occhio particolare per le opere. Maguire era entusiasta, era stupito, forse non si aspettava tutte queste meraviglie. Si dice che DiCaprio si chiamasse Leonardo grazie agli Uffizi. Pare che si sia fatto sentire per la prima volta nella pancia della madre mentre lei stava ammirando un dipinto di Leonardo da Vinci proprio nel Museo Fiorentino durante un tour in Italia. Quello che è certo è che Leo si innamorò di Artemisia Gentileschi. Dopo essere rimasto affascinato dai suoi dipinti, prese sotto braccio la guida, aspettò che ci fosse meno gente e fu nuovamente accompagnato nelle stanze delle sue opere. E voleva che si raccontasse a tutti di questo straordinario pittore. Anche DiCaprio e Maguire hanno rinunciato ai selfie compulsivi. Non avevano intenzione di commemorarsi a vicenda davanti ai capolavori come fanno gli altri loro colleghi, conferma il direttore del museo. Nel frattempo, la mostra Riviste. La cultura in Italia nei primi del Novecento. Organizzata in collaborazione con la Biblioteca Nazionale, la mostra presenta oltre 250 pezzi tra edizioni originali di riviste culturali primo quarto del secolo scorso, ma anche libri, manifesti, fogli, copertine, caricature e una selezione di dipinti, disegni e sculture tempo. All'inaugurazione erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.